50 anni di storia e traguardo storico, il Barbara va in eccellenza vincendo il campionato di promozione. 50 anni di successi, una grande festa nella piazza di Barbara, comune di 1300 abitanti, poco più, è quasi un record sicuramente marchigiano e probabilmente il Barbara rimane nella storia calcistica. Ma ora ascoltiamo le interviste curate da Marcello Temperi e naturalmente iniziamo con il tecnico vincente, il condottiere, e cioè Lorenzo Ciattaia. Con Lorenzo Ciattaia, allenatore del Barbara, oggi una grande festa. E oggi assolutamente sì, dai, è il coronamento di tutto. A parte, va bene, mi meravigliano sempre di più queste poche persone, questo piccolo ambiente che riesce a fare cose che secondo me grandi città, grandi realtà non riescono a farlo, perché organizzare, io sono arrivato a 5 minuti, organizzare una cosa del genere con poche risorse umane penso che è quasi impossibile. Ci riescono perché hanno una forza a livello di motivazione e di, non lo so, di attaccamento a questo paese che è fuori al comune. Ecco, fuori al comune è una vittoria di un campionato, un sogno che diventa realtà, ma anche un impegno per il prossimo campionato. Sì, un sogno che è diventato realtà e un sogno che dentro ognuno di noi lo covava, anche se sapevamo che c'erano realtà, come abbiamo detto mille volte, molto più grandi e molto magari anche più attrezzate. Però sicuramente adesso è un impegno anche grande, un impegno grande che però, detto con la società, perché 3 giorni fa ci siamo rincontrati e abbiamo detto di continuare, secondo me è un sogno che si può ancora continuare a percorrere, perché ho visto ancora l'entusiasmo ancora maggiore e la società ha dato garanzie che non vuole sfigurare neanche in eccellenza, quindi andiamo avanti. Con il presidente del Barbara Alberto Cingolani, una vittoria di un campionato, ma soprattutto questa sera la festa che corona tutto l'impegno dell'anno. Sì, una vittoria inaspettata, effettivamente non, l'anno scorso non pensavamo di vincere il campionato, poi dopo a metà abbiamo visto che le cose andavano per il verso giusto, ci abbiamo creduto, per noi è una cosa sopra alle nostre forze, perché un paese di 1300 abitanti andare, essere in eccellenza è un qualcosa di gratificante, ci onora immensamente, insomma, ecco. Speriamo di continuare a restarci. Noi non abbiamo grandi possibilità finanziarie, noi andiamo avanti con la forza nostra, con pochi soldi però spesi come l'abbiamo spesi fino adesso bene, perché io sono del parere che molte volte sì, contano i soldi anche sullo sport, ma non è tutto, perché una società è forte quando collabora armonicamente tutti, sia dal presidente che dal direttore sportivo, dall'allenatore, dalla squadra, dai tifosi, perciò penso che questa mia non intromissione nell'interno della tecnicità dello sport, della squadra, che ci abbia dato una mano a essere una società forte che ha vinto il campionato. Ecco, questo. Ecco, allora possiamo dire il piccolo è bello. Il piccolo molte volte è bello, certo che è bello, e devo dirlo perché noi siamo piccoli. Ed eccola iniziata la festa del Barbara Calcio con gli aperitivi e poi una ricca cena fra un ospite e l'altro. Con il sindaco del Barbara, Raniero Serrani, alla festa del Barbara, ma una festa di tutta la città. Sì, è una vittoria della cittadinanza del Barbara, un evento storico che spero si ritorni anche altre volte, anche più dell'eccellenza. Non abbiamo confini, non abbiamo limiti, speriamo sempre in più. Abbiamo un grande gruppo, una bella squadra, dei ragazzi volonterosi che lavorano per Barbara, per questa bellissima realtà.
Ecco, bellissima realtà, ma il sindaco è il primo, primo cittadino e anche il primo tifoso? Il primo tifoso sicuro, sì, il primo tifoso, ma qui siamo tutti tifosi, Barbara, tutti i cittadini di Barbara sono tifosi per il Barbara e per il calcio in modo particolare. Grazie. Con l'onorevole Emanuele Lodolini, anche lei alla festa del Barbara. Sì, è una bella favola, una bella storia, era giusto essere presente oggi per premiare quella che è la realizzazione di un sogno importante che vede una squadra, una comunità, un paese essere su un gradino un po' più alto del podio, quindi era giusto esserci. In bocca al lupo a tutti e complimenti per la bella festa. Con Enzo Giancarli, consigliere regionale Marche. Ma questa sera qui c'è la comunità di Barbara tutta, dal sindaco a tutti gli abitanti di Barbara, alla società sportiva, quindi è una festa del calcio, è una festa del fatto che si è arrivati in eccellenza, ma è una festa della comunità, quindi complimenti allo sport e complimenti ai cittadini di Barbara. Quello che vedete è il campo sportivo che ha visto la squadra di mister Ciattaglia vincere il campionato di promozione Girone A. Il paese di Barbara, ricordo 1400 abitanti, siamo nella provincia di Ancona e quella che vedete è la piazza della grande festa. Con Roberto Fiordelmondo, capitano del Barbara, una vittoria importante. Sì, sicuramente è stata una delle più belle vittorie che qui a Barbara si sia mai vissuta. È il massimo campionato che si andrà a affrontare il prossimo anno e quindi è una soddisfazione per tutti. La soddisfazione per tutti, ma soprattutto anche per il capitano. Sì, sicuramente sì, io ho giocato sempre qui, quindi per me è stato una cosa veramente stupenda, ecco, tutto questo, queste persone, tutto l'affetto è stato sempre ricambiato da parte mia con la massima serietà. Con Daniele Abi, diciamo il giocatore più rappresentativo di questa società e soprattutto il goleatore del Barbara. Più che rappresentativo direi il più anziano. Quest'anno ero un po' la chioccia del gruppo. Questa è anche una cosa non troppo bella da un punto di vista, perché comunque gli anni passano e non mi era mai capitato di essere il più grande del gruppo. Ovviamente essere il più grande vuol dire anche avere delle responsabilità. Credo che all'interno del gruppo, nello spogliatoio, io, Roberto, il nostro capitano, quindi abbiamo avuto una funzione importante, quelle funzioni che aspettano proprio a magari chi ha più esperienza, chi ha giocato di più e chi è più grande. Quindi abbiamo cercato magari in quei momenti un po' più difficili dove c'è stata un po' di titubanza a livello dei risultati, di tenere alta la concentrazione e la motivazione. Ecco, aver giocato anche in tante squadre con categorie superiori ha portato anche a questo risultato. Ma sì, questo secondo me incide, non incide, anche perché credo che poi giocare in categoria superiore o inferiore conti fino ad un certo punto. Io credo che in qualsiasi categoria tutti i ragazzi, tutti i giocatori diano sempre tutto e vogliono sempre ottenere il massimo, perché comunque il risultato dello sport dilettantistico è soprattutto questo. Credo che tutti noi che giochiamo a calcio, ci alleniamo la sera, magari durante il giorno si svolge un altro lavoro, lo si faccia soprattutto per grande passione, quella passione che, come dicevo prima, ti spinge ad andare avanti per mesi e mesi e che quindi poi la categoria secondo me non fa poi tutta questa differenza. Con Bruno Sassaroli, vicepresidente della FGC, Comitato Regionale Marche, oggi una festa importante qui a Barbara, 50 anni e soprattutto ha vinto un campionato, l'anno prossimo partecipa al campionato di eccellenza, una piccola realtà. Beh, direi che oggi sinceramente si sta
ci apprestiamo a festeggiare una pagina di storia che il tempo ci dirà quanto sarà importante, perché effettivamente questa è per una realtà come Barbara, che poi tutto sommato la realtà che abbiamo nella nostra regione, no? sono numerose queste di paesi non eccessivamente grandi che raggiungono degli obiettivi sinceramente che possono sembrare incredibili e impossibili. Oggi stiamo celebrando una pagina di storia del Barbara.